Congella il fluoro, un timer, un uovo, un bicchiere di aceto di vino. Si applica il gel al fluoro sull'uovo e lo dovremo lasciare agire almeno per 4 minuti, esattamente come dovremmo fare in bocca, altrimenti non sarà efficace. Trascorsi 4 minuti, puliamo l'uovo e rimuoviamo completamente il gel e a questo punto lo immergiamo nell'aceto. Ma perché l'aceto? Bene, l'aceto riproduce l'ambiente acido della bocca. Ricordiamo che la carie è in primo luogo causata dalla produzione di acido da parte dei batteri presenti nella placca. Le molecole acide così prodotte dissolvono i prismi dello smalto e permettono ai batteri di penetrare all'interno del dente. Già in questa fase, guardando l'uovo, lo vedremo tutto ricoperto da bolle, tranne che nella zona dove era stato applicato il gel. L'effervescenza è il segno più evidente dell'attacco acido dell'aceto sull'uovo. Come possiamo vedere, però, la zona trattata con il fluoro rimane protetta e non presenta bolle. Trascorsi circa 20 minuti, togliamo l'uovo dall'aceto e lo puliamo sfregandolo con un panno di carta. Ora il risultato di questo test è sorprendente, in quanto il guscio si disgrega, rimanendo però intatto nella zona protetta dal fluoro. È evidente da questo test che il fluoro crea una pellicola protettiva sui denti, così come sull'uovo, in grado di proteggerli dagli acidi prodotti dai batteri. Si capisce anche l'utilità del fluoro come mezzo di prevenzione della carie. Tuttavia, il fluoro è molto efficace anche nel proteggere dalla sensibilità dentale. Applicazioni regolari di fluoro sono sempre consigliate, salvo rare occasioni, ma in alcuni casi sono addirittura fortemente indicate. Ad esempio, per la prevenzione della carie nei bambini, negli adulti cariorecettivi, ovvero che tendono ad avere frequenti lesioni cariose, per la prevenzione della carie radicolare negli adulti con problematiche di recessioni gengivali, per il trattamento della sensibilità dentale, specie causata dalla presenza di colletti scoperti, e per la prevenzione della carie e dell'erosione dentale causata o favorita da un'eccessiva acidità della bocca e della saliva, come nel caso sempre più frequente del reflusso gastroesofageo. Essendo fondamentale che il fluoro rimanga a contatto dei denti per almeno 4 minuti, è necessario utilizzare dei contenitori, altrimenti il fluoro scivolerebbe dai denti e sarebbe spazzato via dall'abbondante salivazione provocata dal gel stesso. A questo scopo, nello studio dentistico Biagio di Dino, vengono fabbricate delle mascherine su misura termostampate, che vengono consegnate al paziente, il quale effettuerà le applicazioni di fluoro a casa seguendo le nostre indicazioni. Il fluoro forma una pellicola protettiva molto efficace sui denti, che però non è eterna, ed ecco perché le applicazioni devono essere fatte regolarmente nel tempo in base alle indicazioni del medico.
Ed il grande vantaggio delle mascherine rispetto alle applicazioni tradizionali di fluoro fatte direttamente dal dentista è che il paziente ottiene un efficace strumento di prevenzione che potrà utilizzare per tutta la vita senza ulteriori spese nel tempo.